Allo stadio Angelini di Chieti va in scena quella che dovrebbe essere la gara del riscatto per la Salernitana. Galderisi senza Rinaldi e Tuia squalificati si affida al solito 4-2-3-1 e schiera Iannarilli in porta, Silvestri a sinistra, Chirialetti a destra, Luciani e Molinari centrali, in mediana Montervino e Zampa, in avanti Gustavo, Munar e Cristiano Rossi a sostegno di Ginestra. De Patre punta sul 4-3-1-2 con Mungo a sostegno di Alessandro e De Sosa. Sugli spalti circa 200 i tifosi granata giunti da Salerno, nonostante la problematica relativa alla tessera del tifoso, in tribuna non fa mancare la sua presenza patron Lotito. Granata subito pericolosi in avvio all'ottavo minuto grazie ad un'incursione dalla destra di Gustavo, tiro a giro del brasiliano. Il Chieti al 16esimo risponde, Vitone su palla inattiva, Iannarilli c'è. Al 23esimo girata in aria di Ginestra, ma Feola è attento. Poi il Cobra non approfitta di un errore di Pepe. Al 28esimo Mungo serve in aria De Sosa, che piazza il suo sinistro alle spalle di Iannarilli. È la prima doccia fredda per la squadra di Galderisi, Chieti 1, Salernitana 0. Dopo appena 3 minuti arriva il raddoppio. Ancora Mungo, tra i migliori dei suoi, dalla sinistra fa partire il traversone, sempre per il numero 11 avversario, ed il Chieti firma il suo secondo gol. Rivediamo anche nel replay la rete di De Sosa, che questa volta va a segno di destro. La Salernitana subisce troppo, Galderisi cerca di correre ai ripari nel finale di frazione, dentro Guazzo per Chirialetti, in difesa Silvestri passa a destra, Cristiano Rossi arretra, Munar passa sulla fascia. In avanti Ginestra viene affiancato dal collega di reparto appena entrato, non succede più nulla nel finale del primo tempo, squadre a riposo, Claudio Lotito lascia la tribuna e raggiunge la squadra negli spogliatoi. La Salernitana nella ripresa torna in campo più grintosa e dopo nemmeno 60 secondi di gioco Gustavo è bravo a servire Ginestra, che di testa insacca ed accorcia le distanze. Per il Cobra il secondo gol con la maglia granata, rivediamo anche nel replay il colpo di testa dell'attaccante della Salernitana. Galderisi poi inserisce Manuel per Gustavo, dopo il salvataggio sulla linea di Vitone su Silvestri, Zampa ci prova dalla distanza al 20esimo. Cala la Salernitana, ne approfitta il Chieti, che sfrutta le ripartenze nel finale del Pinto, supera Silvestri ed in area di rigore va a segno con un preciso diagonale. Sull'Angelini è già calato il gelo per i 200 tifosi granata quando anche Alessandro in contropiede si invola verso l'area e va a segno firmando il poker del Chieti. Per la Salernitana arriva la seconda pesante sconfitta di fila in avvio di campionato.